un'idea, secondo me, originale, che ho pensato e voglio proporvi. È un'insalata fredda di mezzi rigatoni con porchetta, prezzemolo, peperoncini e limone. Per prima cosa metto giù la pasta, tanto che è velocissimo come ricetta. Questa porchetta viene prodotta dall'azienda agrituristica Il Vecchio Carro ed è una porchetta di maiale nero dei Nebrodi, veramente una specialità, è una chicca, rosa, magra. L'idea di preparare un piatto con la porchetta, un piatto di pasta con la porchetta, mi è venuto perché la tradizione nostra campana è che uno dei storici street food della Campania è Operium Mus, che sarebbe il muso della vacca, il piede del maiale, e nei vicoli, nelle zone di Napoli tipiche, ci sta ancora questa tradizione che si vende con l'ape. O il carrettino, ci sta il signore che ti taglia Operum Mus al momento e te lo serve con sale, limone e basta. Vediamo un po' di prezzemolo. Ecco, bella, abbondante. Un pizzico di sale in più, ci vuole perché proprio nel doppio hummus molto sale. Ci vuole che va a bilanciare l'acre del limone. Peperoncino pure. Invece olio giusto un filino. E poi limone. Eccolo qua, la pasta è cotta e ce la andiamo a scolare. La raffreddo un poco. Eccolo qua, l'asciugo per bene. Andiamo bene a tamponare. Andiamo a mischiare per bene il tutto. Secondo me può essere un'ottima idea anche d'estate, anzi soprattutto d'estate, perché è l'insalata di pasta, un poco più particolare, ma questa è una bomba. Andiamo a impiattare. È bella, fresca, speziata, una grattugiatina di scorza di limone, una tofila e uocchi. E voilà, mezzi rigatoni all'insalata, perciò un'insalata di pasta fredda, all'insalata di porchetta di maiale nero dei Nebrodi, dell'azienda Il Vecchio Carro, veramente una specialità. È un abbinamento della mia tradizione con quella della tradizione siciliana, veramente una specialità. E che sei?